Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella stanza delle lettere e oggi qui vogliamo leggervi un passaggio di una lettera che Padre Pio ha scritto da San Giovanni Rotondo proprio al suo padre spirituale, Padre Benedetto, il 12 novembre del 1919. Lui aveva scritto già qualche giorno prima e aveva raccontato a Padre Benedetto questo suo grande timore, questo suo contrasto martoriante tra il desiderio di unirsi a Dio e la brama di restare qui proprio per giovare ai fratelli. Padre Benedetto gli rispose, ma non c'è pervenuta questa lettera. Lui scrive: ricevo la vostra in luogo della vostra persona, quindi gli è stata data a mano. Si vede proprio che Gesù anche questa volta ha voluto fare il cattivo con me. E fia. Spero di essere accontentato quanto prima, sempre che a Dio piacerà, altrimenti pronunzierò ancora una volta il fiat. Quante cose avrei ad emettere fuori da questo cuore ormai pieno di amarezza, quante lacrime vorrei versare sul vostro cuore di padre che in gran parte ha compreso il mio martirio, che mi divora e non mi lascia riposare per un solo istante. Sono stanco. Sono estremamente stanco, scrive Padre Pio, di gridare all'Altissimo che si pieghi finalmente e si arrenda alle mie suppliche, ai miei clamori. Ah, lo comprendo che non merita ascolto chi non è degno del suo amore, ma potrebbe ascoltare la supplica di chi lo supplica senza interesse suo proprio e per il solo bene dei vostri fratelli. Voglio sperare, scrive Padre Pio, che il cuore di un bambino sia più tenero e più pieghevole verso i fratelli indigenti. Perciò importunerò il celeste bambino e molto da lui